Una grande soddisfazione per l'Abruzzo che tifava per lui. Giulio Ciccone ha trionfato nella 16ª tappa del Giro d'Italia, una delle più dure, la Lovere Ponte di Legno, 194 chilometri. Ciccone tremava, più per il freddo che per la gioia di aver conquistato la tappa con il Mortirolo, ma è stata una grande soddisfazione per il corridore abruzzese. Da 2 anni ha dichiarato: provavo a vincere, dopo il successo del 2016. Da allora, per un motivo o per un altro, non c'ero riuscito. Mi ero lanciato in tanti attacchi, ma senza successo. Che dire, sono contentissimo. In cima al Mortirolo non sono riuscito a mettermi la maglia pesante. Nella discesa ero intirizzito. L'abruzzese del Trek Sedafredo ha battuto in uno sprint a due l'altro fuggitivo, il ceco Jan Hirt. Era sfumata la sua vittoria di tappa all'Aquila, anche a quella teneva tantissimo, nonostante avesse tenuto la maglia di miglior scalatore. Giulio Ciccone ama la città dell'Aquila ed era venuto in città per fare una ricognizione della tappa Vasto L'Aquila, accompagnato dal giornalista di Sky Enrico Giancarli, aquilano e appassionato di ciclismo. Ma sicuramente ce ne sono tante, l'ultima settimana è durissima e lì davvero, se trovi una buona condizione, hai delle ottime gambe, c'è da divertirsi. Bocca al lupo. Crepi.